Ciao ragazzi, ciao ragazze, ciao Sara, ciao Bianca, ciao Paola, ciao Luca, ciao Gabriele, ciao Ludovico. Come state? Speriamo che vi trovate bene, anche adesso un po' distanti uni degli altri, noi da voi e voi dai vostri amici. Speriamo anche con la scuola va tutto bene e vi raccomandiamo di indossare sempre la mascherina. Esatto. La cosa importante adesso. Esatto, di tenerla sempre su anche quando siete in classe. Cominciano anche i nuovi tempi, esatto. Quindi cominceremo anche noi a fare un po' di video catechismo. Esatto, anche se appunto siamo, anche se voi non potete uscire, non ci vedremo fisicamente all'oratorio, ma faremo questi video e saremo, insomma, proseguiamo il catechismo con queste lezioni. Con queste lezioni, bravo. Ecco. Prima di tutto si comincia, come cominciamo sempre, con la preghiera. Allora, nei primi tempi faremo le preghiere semplici, avevamo anche stampato per voi il Padre Nostro e l'Ave Maria, le preghiere più principali della Chiesa, ma intanto oggi cominceremo con il Padre Nostro. Ok, facciamo il segno della croce, come del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberarci dal male. Ah. Perfetto. Allora, queste video lezioni vi proponiamo inizialmente un brano che adesso vi leggeremo e che dopo quindi potrete leggere, insomma rileggere quante volte volete, e daremo una piccola spiegazione insomma di quello che è il brano e poi dopo faremo un bel gioco e se volete possono partecipare anche i vostri genitori a questo gioco. Ecco, e allora il Vangelo di oggi sarà Luca capitolo 15, sempre in continuità con l'altro Evangelo che avevamo letto nella volta scorsa. Quindi non so se vi ricordate, magari avete anche il foglio che vi avevamo dato nell'incontro con quattro cornici, giusto? Sì, esatto, sì, era quel foglio diviso in quattro parti dove in ogni parte incollavamo un quadrato, come questo, sì. del brano che tutti questi brani qua ci spiegavano un po' come diciamo Dio è un padre verso di noi. E anche che cosa è il regno di Dio dopo. Allora vi leggiamo, quindi dal Vangelo di Luca. O quale donna, se ha 10 dramme e ne perde una, non accende la lucerna e spazza la casa e cerca attentamente finché non la ritrova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così vi dico, c'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Ecco, perfetto, questo era il brano e diciamo che semplicemente va bene il brano come abbiamo sentito e spesso ci sono delle parabole che sono questi racconti che vengono fatti per rappresentare delle situazioni. In questo caso, in questo brano, ci viene così semplicemente detto che Dio è come un padre, insomma, che ci vede in maniera molto preziosa, che quando noi siamo distanti e lontani da Lui ci viene a cercare e quando noi siamo con Lui, quindi quando preghiamo, quando siamo bravi
e tutto, ecco che lui fa festa insieme agli angeli. Infatti, una volta in più, non so se vi ricordate del Vangelo scorso della pecora smarrita, quindi questo Vangelo si relaziona un po', come Oscar ha detto, alla festa che Dio fa quando ci trova. Quando ci trovi, è sempre un segno importante ricordarvi di questo, che Dio, magari quando noi non abbiamo tempo o stiamo giocando anche con i nostri amici, dimentichiamo di Dio, Dio va sempre al nostro incontro. Cioè noi dobbiamo stare sempre attenti a quello che Dio ci mostra, giusto? Esatto, così. E quindi tutti questi brani qua, insomma, ci raccontano appunto come attraverso queste parabole, come Dio, insomma, è nostro padre, come siamo preziosi, come lui ci cerca, insomma. E quindi adesso, per mettere in pratica questo Vangelo delle monete, diciamo, che erano perse e che poi sono state ritrovate, vi proponiamo un bel gioco dove c'è bisogno di una scatola, di una forbice. Attenzione quando utilizzate la forbice, sempre rotondate, ok? Rotondate. C'è anche un, come si chiama? I pennarelli, colori diversi in base a quello che voi volete disegnare. Perché voi volete, esatto, perché noi adesso andiamo a disegnare delle monete su un cartone. E quindi i pennarelli, insomma, che volete. Di solito le monete sono quel colore lì, no? Un po' giallo, un po' colore rame, rosso, tendente all'arancio, quindi quei colori lì. E poi useremo i... Un bicchiere largo e un bicchiere più piccolo. Diciamo, in questo caso avevamo trovato un bicchiere di vetro e uno di plastica che ha il diametro più piccolo. Un dettaglio solo: nel Vangelo, quando parla di dramme, significa la moneta del tempo. Avete gli euro, le monete degli euro, e allora c'era la dracma. E una volta che abbiamo disegnato queste monete, che adesso vi facciamo vedere come si fa, le potete ritagliare. Dopo, se volete, anche con i vostri genitori, loro possono nascondervi le monete per casa e voi dovete andare a cercarle. E quindi prende un po' insomma, che cosa vuoi dire questo gioco? Precisamente questo: voi siete la moneta che è stata persa, e dopo c'è Dio che vi trova e vi prende di nuovo, in questo caso, in questo esempio, della moneta, di nuovo nella borsa. Perfetto. Quindi, buono. Adesso vi mostriamo un po' come fare le monete. Quindi mettete un po' il bicchiere più piccolo, almeno al centro. E dopo la colorite. Allora con la forbice tagliamo, una volta, attenzione alla forbice, sempre con la punta rotonda, potete chiedere anche ai vostri genitori per tagliarla.
quasi quasi. Eccolo qua. Eccolo qua. Perfetto, ecco qua. Il nostro euro. E adesso questo qua potete appunto nasconderlo come gioco, oppure potete tenerlo lì, insomma, ecco. Vi rileggete il brano e poi potrete anche rileggerlo ai vostri genitori e spiegare un po' con questo gioco che cosa dice il Vangelo. Esatto, perfetto. Allora con questo video abbiamo concluso, diciamo, la prima lezione video e poi nelle prossime settimane ne faremo delle altre, anche perché adesso poi si va verso il periodo del Natale e quindi ci saranno tanti video in tema, diciamo, anche diversi temi. Esatto, diversi temi. Ci vediamo settimana prossima. Sì, quindi ecco, stateci bene. Ciao e buon ascolto. Ciao. E una buona giornata, buon fine settimana, fin di settimana. Buon fine settimana, ecco. Buona domenica. E buona domenica, tutto. Sì, okay. Buon tutto. Ciao. Ciao. Ciao.